Ritorniamo insieme con una bellissima storia di impresa, ve ne davo cenno all'inizio della puntata senza svelarvi troppo perché è una storia davvero molto bella e particolare e ve la voglio far raccontare dalla viva voce dei nostri ospiti che sono Michele Steduto e Pietro Gentile di Gest, un'azienda che produce camicie intelligenti con cotone assolutamente made in Italy e loro sono in collegamento con noi, per cui io li saluto e li ringrazio direttamente da Roma. Ciao Michele, ciao Pietro, grazie per essere qui con noi stamattina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come ci si vuol dire, benvenuti anche a voi qui a Roma, insomma, anche se via etere, però è bello avere il nostro paese, il paese che c'è vicino, insomma, in collegamento. Assolutamente sì. Dove siete di preciso e che cosa state facendo? Adesso siamo ai mercati di Traiano, siamo in una location splendida, una cosa molto molto bella, molto emozionante, i fori imperiali che praticamente restano chiusi quasi sempre nell'arco dell'anno. Per questo evento della Physical, la Sustainability, praticamente questo evento della sostenibilità, hanno aperto per questo bellissimo evento, come dicevo, quindi siamo qui noi con apportare innovazione tecnologica, apportare il nostro cotone biologico, unico in Italia, e siamo stati invitati, ci fa veramente un immenso piacere, quindi una cosa veramente, come dicevo prima, emozionante e bella. Allora, ripercorriamo anche se per sommi capi la storia della vostra azienda Gest, così da dare ai nostri telespettatori un'idea più precisa di quello che fate e magari anche di dove lo fate. Sì, Gest nasce per sfida, praticamente, infatti è l'acronimo dei nostri due cognomi, no? Gentile e Steduto, e nasce questa sfida nel voler dimostrare che anche in Puglia, anche sul Gargano, si può fare qualcosa di differente, si può fare impresa, si può essere portatori di innovazioni, di novità. E questo dal nostro punto di vista è la scommessa migliore che abbiamo fatto, e soprattutto stiamo dimostrando che anche vivendo in piccole realtà come le nostre, se le idee sono buone, se il progetto è sano, poi si possono raggiungere le passerelle importanti come quella che abbiamo sfilato ieri sera. In sintesi, il nostro progetto è quello di creare un prodotto, un capo di abbigliamento totalmente fatto in Italia. Noi lo definiamo coltivato in Italia, quindi abbiamo piantato i semini di cotone, raccogliamo il cotone nei campi della Capitanata, quindi lì nella pianura di San Giovanni Rotondo, di San Martin Lamis, San Severo, dopodiché produciamo un ottimo filato che dopo facciamo tessere secondo il nostro progetto specifico, e infine confezioniamo questi capi d'abbigliamento che in origine era camicia, adesso abbiamo ampliato, abbiamo inserito anche pantaloni, t-shirt e polo, e quindi per la prima volta ieri sera, dopo tantissimi anni, l'Italia ha potuto ammirare dei capi d'abbigliamento fatti interamente qua, fatti interamente in Italia, insomma. E quindi, scommessi italiani. Al Physical Sustainability Expo avete portato anche una camicia molto particolare che abbiamo definito intelligente. Come mai? Sì, insomma, l'innovazione oggi è importante in qualsiasi ambito, insomma, anche in quello della moda. Bisogna cercare nuove frontiere. Lo abbiamo fatto con questa camicia intelligente, praticamente con un chip all'interno del polso riusciamo praticamente a fargli fare quello che vogliamo, dalla domotica o alla condivisione di un qualsiasi cosa che è prettamente personale o impersonale. Quindi vogliamo condividere curriculum, vogliamo condividere video, vogliamo condividere
un normale biglietto da visita, organizzare appuntamenti, organizzare, avere uno shop direttamente sul polso, insomma tante cose, o eventualmente abbiamo avuto già una richiesta da alcune aziende molto importanti per gestire delle macchine a controllo numerico. Ogni operaio che entra in azienda avrà il chip nella sua camicia e potrà utilizzare determinate macchine che non potranno utilizzare altri che hanno un altro tipo di chip programmato in un altro modo. Quindi un qualcosa di particolare, un qualcosa di nuovo, innovativo, unico al mondo, perché in teoria non ce ne sono ancora presenti. Qui a Roma c'è stato veramente, ci hanno dato dei bei feedback su questo prodotto, ne abbiamo parlato anche con i giornalisti di moda che erano presenti, sono tutti entusiasti. Ieri abbiamo fatto la sfilata su questa passerella che adesso voi non vedete, ma poi eventualmente condivideremo dei video di ieri sera. Questi i fori imperiali ieri erano illuminati con delle luci LED di tutti i colori, era un qualcosa di suggestivo, un qualcosa di emozionante, quindi sfida raggiunta. Siamo veramente fieri anche di portare la Capitanata, di portare San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, tutti i paesi che sono vicini a noi, portarlo qui a Roma e rendere grande un territorio che noi crediamo essere grande per tutti quelli che ci sono e per tutte le per le persone che lavorano per renderlo grande. È un'idea davvero molto bella, originale, affascinante. Io vi faccio i miei complimenti, mi auguro che Padre Pio spinga questa vostra intuizione, questa vostra camicia in tutto il mondo. Vi invito a fare foto e video, come dicevi tu Michele, perché poi magari al vostro ritorno potremmo ospitarvi in studio, porterete la camicia intelligente, così cercheremo di capire meglio come questa innovazione così può tradurre poi, può incrociare un capo d'abbigliamento che vestiamo quotidianamente. Io vi ringrazio davvero tanto per essere stati con noi, quindi questo non è un addio ma un arrivederci lì dove siete, al Figital Sustainability Expo a Roma, due giornate di moda e design sostenibili nel complesso archeologico dei mercati di Traiano e Fori Imperiali in Roma, quindi il primo ed unico evento in Italia esclusivamente dedicato alla transazione ecosostenibile dei brand di moda e design, dove avete direi più che degnamente rappresentato il nostro territorio, quindi vi ringraziamo anche per questo. Noi vi ringraziamo voi per averci dato questa possibilità, per essere stati, come dicevi, in collegamento con voi, e veramente un abbraccio a tutta la Capitanata, a tutto il Gargano, e un forte saluto a tutti quanti. Padre, grazie a tutti. Padre Pio TV, grazie a tutti. Stavo dicendo, Padre Pio TV è un emittente nazionale ed siamo seguiti anche da gran parte dell'Europa, Francia, Germania, Svizzera, per cui questa testimonianza oggi supera di gran lunga i nostri confini territoriali e siamo ancora più felici, ecco, di dare risalto a persone che come voi hanno passione per il proprio lavoro e amore per il proprio territorio, perché sono senza dubbio un bel esempio. Grazie ancora, allora arrivederci a Padre Pio TV. Grazie. Un abbraccio, a voi. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie. E noi restituiamo la linea alla regia, poi ci ritroviamo per la volata finale di Just Today e i saluti conclusivi di oggi.